Voglio vederci chiaro in questa faccenda. Ma come una figlia mi ritorna a casa sposata, senza chiedermi il consenso, senza neanche avvisarmi con una cartolina. Avrò ben il diritto di sapere, no? Ecco il rosolio. Avevo paura che tu mi dicessi di no. E perché? Sapevo che volevi che sposassi una del paese, e allora una volta fatto... Avevi paura? Sì, papà. È tutto qui? Sì. Va bene. Ma bastava che tu mi dicessi che so io. Mi piace coso, sì, insomma, lui. Perché sono un orco io. Non abbiamo fatto male, mandiamo scusa. Ma ormai è fatta, non possiamo mica ritornare indietro. Quanto a questo, mi pare che abbia ragione. Si vogliono bene, si sono sposati... Cos'è questa fotografia? Mi sono informato al municipio. Le carte di Maria non sono state mai chieste da nessuno. Voi non siete il marito di mia figlia. Insomma, c'è di mezzo un altro uomo. Io non so chi sia. E dove andrà? Cosa farà? Dovevo pensarci prima. È già un bel discorso. Sempre così si dice. Povera ragazza, sei illusa, ha creduto. Che colpa ne ha lei? Se si è incontrata con un mascalzone. Dire, vuol salutarti. Deve star via molto tempo. Non sa quando potrà tornare. Sì. Tu resterai qui con noi.